Salve, buonasera a tutti. L'allentamento delle tensioni commerciali spinge al rialzo i listini europei. Il DAX chiude a più 1,83%, l'IBEX a più 0,79%, un CAC di Parigi all'1%, FTSE di Londra, l'unico che chiude intorno alla parità, precisamente allo 0,09%, e anche FTSE MIB, Piazza Affari, che chiude a 1,40%, riuscendo quindi a recuperare la perdita del meno 1,43% di ieri. Progresso dell'1% per gli ordini ben durevoli negli Stati Uniti nel mese di giugno, il dato è sotto le attese del mercato che erano del 3% dopo un meno 0,4% del mese precedente. Sempre dagli States, nell'ultima settimana, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono passate da 208 a 217.000 unità. Gli analisti avevano stimato per 215.000 unità. Nella riunione odierna, invece, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento a marginale sui depositi presso la Banca Centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0% e allo 0,25% e a meno 0,40%. Secondo le direttive imposte dal board della Banca Centrale Europea, i tassi rimarranno uguali a quelli attuali, almeno fino all'estate del 2019, e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori, ma prossimi al 2% nel medio termine. Lo si apprende in una nota ufficiale dell'Istituto di Francoforte. Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività all'attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro sino alla fine del settembre del 2018. Dopo settembre 2018, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine del consiglio direttivo, il ritmo mensile degli acquisti netti di attività sarà ridotto a 15 miliardi di euro sino alla fine di dicembre del 2018. E in seguito gli acquisti netti giungeranno a termine, si legge dal comunicato ufficiale. Il consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro della pubblica amministrazione per un prolungato periodo di tempo dopo la conclusione degli acquisti di attività e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Domani, venerdì 27 luglio, ultima seduta della settimana corrente, abbiamo alle 3:30, si parte con l'Australia, con l'indice dei prezzi alla produzione, poi sarà la volta degli Stati Uniti con il PIL del secondo trimestre e poi toccherà nuovamente agli Stati Uniti alle ore 16 con l'indice di fiducia dell'Università del Michigan relativa al mese di luglio. Bene, andiamo a vedere, questi sono i miei contatti, Giancarlo Chiocciola Teletrade, trattino come meno dj.it, il contatto Telegram, Facebook e link per potersi iscrivere alla diretta live. Ricordo che la diretta live sarà, abbiamo la diretta live dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 10:15 e il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 15:30, 15:40. Bene, questa è la situazione. Adesso andiamo a vedere cosa è successo per quanto riguarda l'operatività partendo esattamente dal future del dollar index. Allora, andiamo a vedere con attenzione. Eccoci qua. Andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda, clicchiamo su grafici. Bene, praticamente vedete, abbiamo una situazione dove allora abbiamo
una situazione dove praticamente, un attimo solo che si sta attivando, eccoci qua, dove praticamente abbiamo, vedete, un ritorno agli acquisti. Quindi dopo la seduta ribassista di ieri c'è stato quindi una ripresa e quindi un recupero totale di tutto quello che è stato del movimento ribassista di ieri. Al momento stiamo intorno alla resistenza 94 e 42 ed dobbiamo vedere stasera tra un'ora se diciamo se riesce a mantenere questa resistenza per opportune movimentazioni per bloccare altre movimentazioni al rialzo. Bene, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo per quanto riguarda il dollaro, l'euro-dollaro. Beh, l'euro-dollaro al momento è ancora una situazione molto particolare. Siamo sempre all'interno di una fase di congestione. Vedete, ci siamo riportati nuovamente al di sotto 1.16.782. Beh, al momento sono tutti movimenti alti e bassi, e quindi ciò al momento non siamo all'interno di una fase di congestione, quindi coadiuvata da una serie di tantissime shadow spike, sia al rialzo che al ribasso, e quindi al momento la situazione rimane in stand-by. Quindi abbiamo anche questo rettangolo, vedete che si sta per formare, però siamo proprio al centro di una fase di congestione. Per quanto riguarda invece il dollaro yen, l'operazione rimane sell a mercato. In questo momento abbiamo una fase di correzione giornaliera. Domani potrebbe esserci la giornata dove potrebbe partire una nuova movimentazione al ribasso. Per quanto riguarda invece la sterlina dollaro, ovvero il cable, la situazione rimane ancora in stand-by. Anche qua, vedete, abbiamo un'altra movimentazione ribassista. Aspettiamo indicazioni più attendibili per una possibile movimentazione al ribasso, al rialzo. AUD/USD, anche su AUD/USD c'è stata questa forte correzione dovuta appunto alla forza del dollaro in questa giornata. USD/CAD invece mantiene la movimentazione, vedete, mantiene la movimentazione positiva. Siamo sempre all'interno di una movimentazione negativa, quindi siamo ancora positivi all'interno del trend, del movimento, dopo che il prezzo è andato a correggere su 61,8. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione e ci aggiorniamo domani mattina con la diretta live delle ore 8:30. Buona serata a tutti.